Finisce con un pari al Franchi tra Fiorentina e Lazio, un punto che smuove la classifica per ambedue le squadre che puntavano, chi per appunto l'Europa League, la Fiorentina, chi per la Champions League, i biancocelestri, ma di fatto un punto che smuove di poco quelle che sono le ambizioni di Stefano Pioli e la sua squadra, che forse in questa partita, purtroppo in casa al Franchi, vedono rallentare come quella che potrebbe essere la lotta, proprio come dicevamo, all'Europa League in campionato. Quindi fanalino di coda ovviamente rimarrà la Coppa Italia per quelle che sono le speranze appunto di agganciare una zona Europa. Si sblocca il risultato nel primo tempo per un gol di Immobile e poi ci pensa Muriel nel secondo tempo a portare ovviamente il pareggio in casa fiorentina. Commenteremo il post-gara insieme ovviamente ai ritrovati Raffaello Paloscia e Roberto Galbiati, che ringrazio e saluto per essere ancora qui con noi in studio. Come potete vedere, Casa Viola presente su Facebook, naturalmente ci potete contattare anche con SMS al numero che vedete in sovraimpressione, con WhatsApp. Naturalmente siamo qui per interagire, per raccogliere quelle che sono le parole ovviamente del tecnico e dei giocatori nel post-gara. Ma iniziamo con, in prima battuta, a parlare con i due ospiti in studio di quella che è stata una partita. Quindi a caldo la sensazione, subito la domanda che ti faccio, Raffaello: è svanita la possibilità in campionato di raggiungere l'Europa? Infatti controllavo ora la classifica. E la possiamo vedere anche grazie il distacco dall'Atalanta del Torino, è salito a 7 punti. Esatto. E anche viste le condizioni di forma dell'Atalanta e del Torino, che stanno viaggiando a vele gonfissime, mi sembra ci sia poco da sperare. Bisogna puntare tutto sulla partita di ritorno a Bergamo, nella Coppa Italia. Bisogna vincerla in tutte le maniere, però... Nel calcio ci sta tutto. Sulla partita di oggi ti devo dire, continua la serie delle partite strane. La pareggite continua, Raffaello. Sì, la serie delle partite strane. Il primo tempo la Fiorentina è stata in balia della Lazio, non solo dopo l'infortunio di Chiesa, ma anche prima, ed è stata salvata da Terracciano, che è stata la rivelazione, se rivelazione si può chiamare un portiere. Il migliore, che comunque, poi lo vediamo anche nelle sue pagelle. Sì, nettamente il migliore della Fiorentina. Nella ripresa, evidentemente, Pioli deve aver scosso la squadra. Grazie all'ingresso, se vuoi, anche un po' di Miraglias, che mi è sembrato, sì, insomma, che ha portato... Sì, le sostituzioni importantissime, fatto notare adesso Roberto, sentiamo anche Roberto. A più riprese, ma secondo me Pioli, che dà sotto il profilo, può essere criticato sotto il profilo tecnico, certo, ma sotto il profilo mentale, umano e mentale, certo, è un allenatore bravissimo, che ne dicano coloro che mandano ci scrivono a volte i messaggi. Sì. La squadra è sembrata cambiata, tant'è vero il secondo tempo è stato nettamente superiore, certo, equilibrato. La Fiorentina alla resa dei conti forse ha anche meritato il punto. Il pareggio, ecco. Serve a poco, ma insomma... Smuove un po' la classifica. Roberto, domanda che ho già posto a Raffaello. Quale dovrebbe essere, potrebbe essere il ruolino di marcia in questo momento della Fiorentina per poter raggiungere a questo punto l'Europa? Nessuno. Se c'è. Nessuno. Io credo che oramai devono pensare alla partita di ritorno, perché i punti sono troppi. E credo che le squadre che abbiamo davanti stiano meglio sia sotto l'aspetto mentale che anche sotto l'aspetto fisico. Noi siamo un po' incalando e io credo che Pioli e il proprio staff incominceranno a pensare dopo questa partita qui a una piccola preparazione per arrivare sia mentalmente che sotto l'aspetto fisico a quella partita che poi diventa determinante. Sulla sosta delle nazionali, quindi tu dici si impronterà, diciamo, anche una preparazione fisica in maniera diversa? Io credo diversa. Già da questa prossima settimana, io credo che ormai possibilità di andare in Europa tramite il campionato non ce ne sia. Tu dici più. Abbiamo perso il treno. Saranno 5%, per dire, ci vuole un miracolo vero. O diciamo qualcuna delle squadre là davanti che perda la forma, però in questo momento problema, ci sembra abbastanza il problema che ne devono perdere troppe, non ce n'è una sola, ce ne sono 3-4, è quello il problema. Allora Roberto, rimango sul campo, squadra lenta e verticalizzazioni che mancavano, è questa diciamo l'essenza oggi che si è espressa maggiormente per le mancanze? No, il primo tempo direi che è tutto merito della Lazio. Certo, assolutamente. Perché la Lazio ha giocato molto bene, ha tenuto bene il campo e credo che Inzaghi sia stato molto bravo
a mettere in campo una formazione di palleggiatori, dove ha messo in difficoltà sicuramente il centrocampo e la difesa della Fiorentina, basta vedere il gol. E le 5-6 occasioni da gol in cui Terracciano è stato bravissimo. L'unico neo della Lazio è che probabilmente non ha fatto il secondo gol, perché di solito queste partite qui, quando fai il secondo gol, riesci ad andare sul 2-0 alla fine del primo tempo, la partita finita. Non l'hanno fatto e qui devo dare adito a Pioli, che è stato bravo soprattutto nelle sostituzioni. Esatto. Io direi che più che ritrovare la squadra, le sostituzioni hanno dato quel qualcosa in più per poter arrivare al pareggio. Nel secondo tempo ha dimostrato la Lazio di essere sempre più squadra della Fiorentina, però il pari va bene per la Fiorentina, rimane un po' stretto per la Lazio, però insomma quando si fa gol si ha sempre ragione. Si ripartiva da una formazione già deficitaria, perché ricordiamo che la Font, causa una distorsione alla caviglia, era fuori ovviamente dai pali, però un Terracciano che tra pochissimo anche con Paloscia, vedremo le pagelle, è stato probabilmente il migliore in campo, anzi e lui, su tutti. Facendo finire 1-0 la partita del primo tempo. Ha parato veramente, quattro parate sublimi. Quattro parate, veramente. Infatti ci ho segnato quattro parate difficilissime. Due su Immobile, una su Correa e una sembra su Milenko. È stato veramente la scoperta anche di questo campionato, perché il giocatore è arrivato a gennaio, quindi infatti, ancora non c'era stato modo di vederlo. Non ho capito, ecco. L'ho detto in trasmissione, non ho capito la mossa Empoli, va bene, ci ha provveduto il titolare, ma ha Dragoschi preso da loro e noi. Empoli in lotta per la salvezza, esatto. Prende un ragazzo pieno di incognite come Dragoschi, certo, di 20 anni, certo, e lo promuove titolare e Terracciano lo manda a fare la riserva a Firenze e oggi Terracciano si sì, è dimostrato. Sì, perché quello un che portiere. È balzato all'occhio, Roberto, è la sicurezza comunque di questo ragazzo, perché non si è visto, diciamo, la prima volta comunque tra pali. Ragazzo non è. Ragazzo non è, ma ragazzo nel senso che l'esperienza ce l'ha, insomma. C'ha l'esperienza, però ecco, non è sembrato in difficoltà per no, essere la sua prima. No, era tranquillo e diciamo che, come detto giustamente Raffaello, diciamo che questo pareggio è più merito suo, esatto, con Pioli e i cambi che ha fatto, perché nel primo tempo se non ci fossero state le parate di Terracciano poteva finire 2-3-0, esatto, e la partita era finita. Perciò direi che niente, il cambio con Terracciano, io credo che Terracciano sia venuto qui a Firenze per due motivi: uno, per poter dare la possibilità a Dragoschi di giocare, perché ha bisogno di giocare, e di valutarlo per un futuro poter, certo, rientrare, e poi credo che rientra anche nell'affare di Traoré. Di Traoré, ovviamente, insomma, ricordiamo che l'asse con l'Empoli, esatto, si è molto intensificato in questa sessione invernale di calciomercato. Dicevamo squadra deficitaria perché mancava appunto la Font, mancava Dabo per influenza, oltre a De Milso che è sceso sì in campo, ma anche lui aveva dei problemi muscolari, poi infatti c'è stata poi cambiato. Decisiva, no? La vicenda Chiesa. Ecco, ti volevo arrivare a questo. Sotto il profilo morale, esatto, parlo, perché non ho mai visto un giocatore infortunato piangere addirittura, esatto, in partina, allora facciamo un recap Chiesa, per e la squadra amici completamente sotto, esatto, shock, allora, salvata da Terracciano che è l'unico riuscito, ad aver mantenuto, certo, con la sua esperienza veramente. Però a mantenere, io credo che sia riduttivo dire che la squadra sia sotto shock, perché Chiesa, cioè Chiesa è un ottimo giocatore, un giocatore che fa benissimo la Fiorentina, però la squadra non è solo Chiesa, ma sono anche gli sappiamo altri. Sappiamo tutti cosa no, significa Chiesa. Va benissimo, per però dire che la squadra è sotto shock, perché la squadra era già sotto shock dopo 5 minuti. Esatto, con anche Chiesa con Chiesa in campo. Sono concorde con non credo con Roberto. Che la Lazio ha segnato quando Chiesa era ancora in campo. Quindi. Sì, perciò insomma dire che la squadra era sotto shock perché si è fatto male Chiesa mi sembra un pochino riduttivo e anche allora, per gli altri. Ricordiamolo, al 35esimo c'è stato questo momento in cui Chiesa appunto si è accasciato in campo, probabilmente quello che è stato insomma detto è che abbia un problema retto dell'addome, quello che è stato insomma le ultimissime dal campo, e si è seduto in panchina con la testa fra le mani e sembrava in lacrime. Quindi più secondo te Raffaello per un po' di frustrazione per essere dovuto uscire dal infatti, campo che forse per dolore? Sì, infatti. Giusto. Sostengo che c'è stata l'esplosione sul piano mentale, psicologico ecco, di non poter aiutare la squadra, ecco, nuovamente. Esatto. E Terracciano, se dico la verità, ha avuto il merito appunto di tenere. Poi con i cambi abbiamo visto una nuova Fiorentina,
a dimostrazione che ora Simeone e Miraias non li puoi più togliere di squadra. Certo. Assolutamente. Io, Simeone ha fatto un paio di cose veramente notevolissime, è un giocatore fra l'altro che non si arrende mai, ecco, lui è fra quelli che non si arrendono mai. Oggi per esempio si è arreso Veretout, che è un po' il simbolo atletico della Fiorentina. Simeone non si è arreso mai, come non si è arreso Miralles, ed è stato bravissimo anche Muriel a restare in campo, sembrava dovesse andarsene, no? Vero. Perché a un certo momento zoppicava anche lui, vistosamente, sì. Forse aveva anche chiesto la sostituzione, e invece poi in campo, vedi, e Pezzella anche qualche tempo fa che l'ha fatto il gol del pareggio. Assolutamente sì. Roberto, 4-3-3 per la Fiorentina, quindi si è bocciata insomma quella che era stato l'esperimento difesa a 3. No, primo tempo non ha giocato con un 4-3-3, sì. Primo tempo ha giocato con tre difensori, con due esterni, sì, e due centrocampisti e una mezza punta, con le due punte davanti. Nel secondo tempo, quando è entrato Miraglio, si sono messi un 4-3-3 che è un po' il dogma di Pioli quest'anno. Esatto, sì. Diciamo che la Fiorentina ha giocato a pallone, ha avuto la possibilità di giocare a pallone, mentre prima non ha mai giocato a pallone perché nessuno si muoveva senza palla, portavano tutti palla e la Lazio li faceva girare la testa perché la palla ce l'avevano sempre loro, la giravano palla a terra, bravi palleggiatori e niente. Primo tempo veramente, diciamo, forse il più brutto di quest'anno. Ecco, Raffaello Paloscia, inizierei con le tue pagelle, così andiamo a analizzare, sì, singolo per singolo quella che è stata la partita di questa, di questa partita. Quindi ricordiamo un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Una piccola battuta con Roberto, perché ovviamente c'era la Fiorentina, ma c'era anche una Lazio che punta ovviamente a quella che è la zona Champions. Che squadra hai visto e secondo te se potrà raggiungere questo obiettivo? Secondo me è un'ottima squadra. Lazio, forse si guarda un po' troppo allo specchio, nel senso che gioca bene, è una buona squadra, stanno bene in campo, hanno degli ottimi giocatori. Oggi addirittura non ha giocato neanche Parolo, che esatto, è un giocatore importantissimo per loro. Perciò direi che la squadra può arrivare sicuramente a puntare all'Europa, quella che conta. Quella che conta, sì. Tanto è vero, l'uomo immagine della Lazio che è Milinkovic-Savic. Sì, sì. Milinkovic-Savic, che è un po' quello che tu dici te, il giocatore che si guarda allo specchio. Però diciamo che per diventare una grande squadra gli manca ancora un pezzetto, perché una grande squadra questa partita qui l'avrebbe vinta. Ecco Raffaello, siamo in un momento del campionato in cui si delineano le linee, nel senso che come per la zona Europa League, come per la zona Champions, siamo arrivati ad un punto in cui adesso le squadre devono dire ognuno la loro, è così? È il momento decisivo, questo, esatto, è il campionato, e come dicevo prima purtroppo ci sono delle squadre che in questo momento stanno fortissimo, Torino e certo, Atalanta sono i due esempi più notevoli, e possono dar noia anche alla stessa Lazio, per esempio. Certo. Perché la Lazio ha una partita in meno. Con l'Udinese da giocare. Però deve giocare con l'Udinese, è una partita che deve vincere la Lazio. Assolutamente. Quindi, la gioca in casa. Si gioca in casa, sì. Ma sai, l'Udinese con i risultati di oggi, l'Udinese non può regalare niente a nessuno. L'Udinese non deve salvarsi contro partite come quella Lazio, deve salvarsi come dovrà fare la Spada, dovrà fare il tuo Bologna e tutto, con gli scontri diretti, dove i punti valgono doppio. Allora, partiamo con, tra pochissimo, quelle che sono le pagelle di Raffaello Paloscia. Manca pochissima la pubblicità, quindi ci fermiamo solo un attimo per poi ritornare con appunto il recap di quella che è stata la partita con Raffaello Paloscia e le sue pagelle, per poi buttarci a quella che sarà la partita della prossima giornata di campionato, la 28ª, che vedrà la Fiorentina giocare tra pochi giorni, perché saremo in anticipo il venerdì alle 20:30 a Cagliari contro la squadra di Maran, che ha già avvertito con la Fiorentina dovremo fare una grande prestazione. A fra poco.
Aurora ti aspetta da Euronics. Euronics vive le tue passioni. Da principi attivi biologici di altissima qualità e dalla ricerca dei laboratori della Verde Vita nasce la linea Corpo e Gesti, detergenti naturali e creme anti-age per tutti i tipi di pelle. Corpo e Gesti, ci prendiamo cura della tua pelle. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Il tuo negozio del cuore. Dall'8 febbraio, ogni giorno, sulla Nazione di Firenze, trovi il tagliando da usare per esprimere la tua preferenza. Puoi scegliere fra le imprese commerciali di tutta la provincia di Firenze, ad esclusione dell'area Empolese Valdelsa, una iniziativa di Confcommercio e la Nazione, perché a noi piace lo shopping sotto casa. Eccoci tornati in diretta a Casa Viola alle 22.45 nei nostri studi di Toscana TV, studi ovviamente tinti di viola, che vede però la Fiorentina pareggiare in casa contro la Lazio 1-1, la classifica si allunga di pochissimo di una posizione, vede 37 punti appunto la Fiorentina, per invece la Lazio che si porta a 42, insomma 7 punti da quella che è la zona Europa. Tanti messaggi arrivati sui nostri social di Casa Viola e naturalmente sul nostro numero di telefono che potete vedere in sovraimpressione. Roberto, tanti si focalizzano sul punto Europa League, primo non ce la facciamo e secondo non ci interessa, perché poi ad ottobre siamo già a dire che dobbiamo fare la scelta perché due competizioni non le possiamo sopportare, basta con l'Europa. Quindi questo è uno dei target, dei messaggi. No, io credo che se uno va in Europa sicuramente farà una squadra per le due competizioni, quello è mancato. Certamente se non va in Europa fai un certo tipo di mercato, certo. Se vai in Europa ne fai un altro, perciò credo che non sia un messaggio... È che non va in Europa. Non va. Il problema altrimenti, è che non ci si va. Al momento non ci stiamo altrimenti andando. Ci penseremmo anche noi a fargli fare la campagna, esatto. Acquisti per andare in Europa, ma no, purtroppo non ci andrà, è quello. A meno che in Coppa Italia succeda quello che ci auguriamo, un miracolo. E secondo messaggio, uno degli altri messaggi, molti si focalizzano sull'allenatore Raffaello Paloscia, perché dice uno dei nostri amici a casa, Luciano da Empoli, ci sono allenatori vincenti, allenatori perdenti, ora c'è un nuovo tipo Pioli, allenatore pareggiante. Quindi ecco, un assestatore, vogliamo definirlo così, che ne pensi? Luciano da Empoli dice a Luciano da Empoli vorrei sapere del pareggio di oggi, se lo pensa, un punto perso. Due punti persi e un punto guadagnato. Io lo considero un punto guadagnato e fra coloro che hanno contribuito a guadagnarlo c'è proprio Pioli, come ha fatto notare più volte Roberto, che con i suoi cambi ha trasformato la squadra. Ecco. Quindi oggi iniziamo da Pioli, vedi Raffaello, qual è la tua pagella? 6 esatto. e 5, anzi ci tengo a dirlo. Ecco, io durante il primo tempo, alla fine del primo tempo ho detto... Era stata la partita descritta anche un duello fra le panchine, esatto, Pioli, Inzaghi, il maestro, l'allievo, esatto, eccetera. Esatto. E nel primo tempo Inzaghi l'aveva nettamente vinta. Poi Pioli si è riscattato ampiamente e il duello è finito alla pari. Quindi 1-1 come quindi la partita. Quindi il 6-5, ecco, per Pioli. Meritatissimo per i cambi. Quindi, promosso anche per Roberto, come dicevamo prima. Io darei 7 oggi a Pioli. 7, vedi? Sì, perché... Cos'è che ti è piaciuto di più? No, i cambi, però nello specifico... Allora, diciamo che la Fiorentina nelle ultime partite, quando ha recuperato, anche come dice Luciano D'Empoli, con la pareggite, con l'Inter e queste altre partite. Però oggi... Diciamo che il pareggio e il cambio di passo di questa squadra qui è merito dell'allenatore, perché i cambi sono stati quelli che hanno dato il là. Altre volte no, ma oggi bisogna dare merito all'allenatore che ha fatto i cambi giusti e ha capito cosa aveva bisogno questa squadra qui. Perciò quando... Quindi dopo diciamo i fallimentari esperimenti un po' tattici con l'Atalanta che avevamo visto, si è ripreso, ecco, diciamo, ha capito dove si doveva incidere. Ma sai, un allenatore non è che un giorno si alza o di notte pensa, dice domani gioco così perché così faccio, se vinco mi dicono che sono bravo. Un allenatore cambia, che probabilmente lo fa perché spera di migliorare la situazione, perché la situazione della Fiorentina non è così rosea come tutti sperano. Cioè la rosa della Fiorentina non è
la rosa della Lazio. Anche perché non ci dimentichiamo che è la più giovane del campionato europeo. A parte che con questa storia della gioventù bisognerebbe cominciare un po' a smettere. Perché però la verità, Roberto, ma, bene, però ci può stare una partita buona come sì, però in otto mesi non siamo sempre giovani. Si invecchia certo, di otto mesi. Sì, certo. E perciò certo. bisogna cominciare anche a dire che siamo giovani, è vero, però un pochino più di esperienza dovremmo cominciare a averla. E tutti questi ragazzi che ci Pioli, sono. Pioli ne ha fatti crescere diversi. E ricordiamo il tredicesimo pareggio addirittura, Raffaello, in campionato. Questo all'epoca è. Dei due punti era in Coppa UEFA. Sì, sì, esatto. È vero, è vero. Meglio pareggiare che perdere. Io, esatto, io rimpiango sono assolutamente solo concorde. Le sconfitte quelle che ci siamo portate per la strada. E allora, esatto. Le pagelle di Raffaello Paloscia. Vai Raffa, con il Terracciano largamente il migliore. Lo abbiamo detto. Della Fiorentina 7-5. Il migliore. Io, lo abbiamo già detto prima. Sì, io ho contato meno... Quattro parate decisive nel primo quindi tempo. Assolutamente il migliore in campo. La difesa, come al solito, secondo me, nei centrali ha dimostrato... Ecco. Io ho fatto... I migliori centrali, quindi promuovi sia Ceccherini che Biraghi, giusto? Sì, il 6 alla resa dei conti se lo sono meritato, non se lo sono meritato né Pezzella... Ecco, né Milenkovic, 5-5. Perché Immobile ha fatto il diavolo a 4 nel primo non tempo, facile, ha sbagliato anche per merito di Terracciano un paio di gol, ma nessuno riusciva assolutamente a tenerlo. Ti blocco, quindi, difesa, sì, sei concorde con le valutazioni di sì. Raffaello, Roberto? Diciamo che è stato anche abbastanza largo sia con Biraghi che con Ceccherini, direi che oggi, soprattutto nel primo tempo, direi che sarebbero stati tutti da 5, ma quasi sotto il 5. Un qualcosa meglio nella seconda parte, però direi che oggi la squadra l'ha tenuta in piedi il portiere. Insomma. È stato lui, insomma, la mossa decisiva. Andiamo avanti centrocampo. Centrocampo, Raffa. Il reparto... che fra primo e secondo tempo si è trasformato di più. Sì. Nel primo tempo nettamente superiore la Lazio in quella zona del campo. Nel secondo tempo invece c'è stato molto equilibrio, soprattutto per merito di Benassi, che secondo me è molto salito di tono, e per l'esclusione di Edmilson, che ha giocato in condizioni fisiche non buone e lo ha dimostrato sul campo con un rendimento molto basso. Quindi, e Veretout 5,5, Veretout, dicevi? Veretout ha meritato l'insufficienza anche per l'ammunizione e non ci sarà, a Cagliari. Esatto. Gerson, sempre 5, non dico chi l'ha visto, ma siamo lì. Quasi ecco, ci manca, ecco. Purtroppo. È così, Roby? Io, secondo me, Veretout, gli avrei dato anche 5, perché ormai... è una serie di partite che è un po' incalato. Sull'andante negativo. E anche ma oggi è stanco, è arrivato un momento del campionato sempre esatto. Può anche darsi, può anche darsi che sia stanco, ci però diciamo che in queste ultime partite non è il Veretout che conosciamo tutti. Certo. Poi per il resto direi che il palleggio e la tecnica di base dei giocatori della Lazio hanno messo in difficoltà il centrocampo della Fiorentina, perché il centrocampo della Fiorentina non ha tecnica di base adeguata come quella della Lazio. E perciò va in difficoltà con dei palleggiatori come quelli della Lazio. Bene, attacco allora, Raffaello. All'attacco non ho dato il voto a Chiesa per rispetto. Fino a quando ha giocato è stato largamente ecco, inferiore. Come l'ha giudicato? Non mi era piaciuto. Gli avrei dato l'insufficienza se non si fosse fatto male. Poi invece il pianto, eccetera, si toccano un po' le corde. Ecco, saremo quindi, a vedere, vediamo se poi uscirà qualche altra indicazione. Mentre invece promossissimi Simeone e Miraias. Ecco, che ci sono strapiaciuti. Promosso anche Muriel, che continua regolarmente a segnare gol importanti. E anche l'ottavo, oggi, se non erro, in queste partite, giusto? Traendo conto di quelli segnati anche in Spagna. E in Coppa Italia, sì. Quindi, attacco, cioè sufficienza per quanto riguarda Muriel e Simeone. Io credo che a Cagliari, e quindi possiamo entrare a parlare della partita di venerdì, difficilissima, sì. Perché con il Cagliari comincia
la serie delle squadre in lotta per non retrocedere. Per non retrocedere, che arriveranno e quindi col coltello il in Cagliari che oggi ha perso il confronto diretto di Bologna. Non l'ho visto, l'ho sentito per radio, sì. Ma credo che il Cagliari abbia giocato malissimo, tant'è vero che Maran era notevolmente arrabbiato. La Fiorentina troverà un Cagliari molto arrabbiato e deciso a far risultato, quindi diventa una partita di estrema difficoltà anche quella di venerdì. Volevo tornare con Roberto per capire se anche lui era concorde sull'attacco con Raffaello Paloscia. L'attacco io, Miraglia, se Simone darei 7 perché hanno cambiato la partita. Muriel va bene 6 e mezzo perché ha fatto gol, perché poi dopo non è che... Non è un si era visto tantissimo. No, è l'uomo chi l'ha visto anche lui, perché ecco, lui si vede solo quando fa gol. Io, esatto, e però io sinceramente, si mette sempre lo zampino, quindi alla fine si riscatta. Io sinceramente il discorso di Raffaello di dire... A Chiesa non do, io gli darei l'insufficienza, perché ha giocato male, bisogna dargli l'insufficienza. 5 e mezzo, ma ci hai sta. Visto stanco anche lui, o secondo te stanco, era già partito con un problema? Non ha giocato bene, probabilmente aveva anche in mente questo problema che aveva durante la settimana, come ma abbiamo capito. Se è vero, se è vero che è un problema. Io ho sentito dire che non c'era, però forse qualcuno la cuccia nell'orecchio l'ha messa. Dicono così, va. Però io dico, quando uno gioca male non importa aver rispetto, bisogna dire che ha giocato male. Anche perché il ragazzo si deve abituare che ci quando giochi essere, bene certo. Sei usannato e quando giochi male vedete il voto. La differenza giornalistica con i miei tempi, ai miei tempi potevamo stare a vedere tutti gli allenamenti, addirittura io a volte certo, andavo Raffaello. In campo a parlare con mano, i giocatori, che era il day by si day, poteva no? toccare certo, con mano, certo. Si sapeva con esattezza quali fossero le condizioni dei giocatori. Ora con la privacy non sai assolutamente niente. Nulla. Quindi chi lo sa se Chiesa stava prima qualcosa oppure no? Ecco, questo è un problema grosso che secondo me è giornalisticamente molto importante. E che ecco. riusciremo a risolvere a questo punto, caro Raffaello. Gara col Cagliari, che cosa ti aspetti? Ovviamente Roberto e, come diceva appunto Raffaello, dopo la sconfitta di oggi probabilmente vorranno fare in casa poi soprattutto ma la partita. Credo, io adesso non sono disfatti, però credo che mi aspetto poco buono. Sì, perché credo hai che... sensazioni negative? Sì, anche perché il Cagliari in casa... Fa sempre no, bene. Quel diciamo. Campo lì è un campo ostico. E diciamo che in quell'arena, come la chiamano loro, è un po' una bolgia, poi con anche i giocatori che ci mancheranno, la squadra ricordiamo è anche difficile tu. Da fare. Esatto. No? Mancherà Chiesa. Ma vai con una squadra da combattimento impegnata su Simeone e Miraglia. Sì, ho capito Rafa, però cioè, loro hanno bisogno di punti. Tu lo sai che andava a giocare con i punti. A metà campo noi il problema è chi facciamo giocare. Non è che ci abbiamo tante scelte. Veretout non c'è. E Denilson è in mezzo e mezzo. Se ci sarà. Cioè, io credo che la situazione per Pioli sia più complicata venerdì prossimo. Venerdì prossimo, anche perché il Cagliari ha bisogno di punti. Il Cagliari ha bisogno di punti, quindi ridiamo un occhio a quella che è la classifica, proprio per farci un'idea di com'è anche nella zona retrocessione la situazione, perché abbiamo un 27 punti appunto per il Cagliari e a seguire poi tutte le altre, quindi non è che, voglio dire, la squadra di Marana è messa in una posizione entusiasmante. No. Quindi ovviamente, come dicevamo, sarà una partita che si giocheranno senz'altro. Andrei con altri messaggini perché ne stanno arrivando, Raffaello e Roberto, veramente tantissime. Allora, con la pareggita di Pioli non si va da nessuna parte. Quindi, ma mi dice questo signore, se esonera Pioli, altri. Chi mette? Me? Io vado a fare l'allenatore, visto che Roberto Galbiati non lo vuol fare. Ricordiamo... Ma chi che... Roba da pazzi, lo vedete la Roma deve affidarsi a Ranieri, che ha quasi la mia età tra esatto. poco. Ma ragazzi, ma non scherziamo. Sì, io so benissimo che se Pioli non va in Europa nella prossima stagione non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Io non però credo. Attenzione perché c'è un tema su questo, caro Roberto, perché come sappiamo le ultime parole del presidente esecutivo della Fiorentina Mario Conini nella, diciamo, nel caffè privato che c'è stato con la stampa ha fatto capire che se non ci sarà, diciamo, il raggiungimento dell'Europa, Pioli comunque sarà riconfermato. Io credo che... Tu sei ancora di questa idea, secondo te? Io secondo me rimane, anche perché credo che questa squadra qui ha bisogno di un allenatore aziendalista. E Pioli è un aziendalista, nel senso che
non è uno di quelli che picchia i pugni, voglio questo per forza, voglio quello per forza. È un allenatore che la società gli compra certi giocatori e lui cerca di dare il meglio con quei giocatori che ha. Io credo che purtroppo la Fiorentina in questo momento ha bisogno di un allenatore del genere. Quindi tu andresti cioè con Pioli, quindi sei di secondo me Pioli l'anno prossimo è ancora una cosa. Ricordiamo che ha la scadenza del contratto a giugno con un rinnovo di un anno che ancora però non è stato attuato. Io voglio con Pioli prima cosa come uomo e i giocatori, certo. Tutti i giocatori della Fiorentina impazziscono per Pioli, bisogna tenere conto anche di questo. Certo. Però, contrariamente a quello che dice Roberto, io voglio che Pioli una volta tanto cominci a battere i pugni sul tavolo se non gli comprano i giocatori che necessari alla Fiorentina. Un grande difensore, un grande centrocampista, se vuoi fare qualcosa di buono li devi prendere per forza. Parole di Pioli, ancora in corsa per l'Europa, dice il tecnico. Non credo che l'Europa ci sia costata stasera. Abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d'andata. Non è questo il momento di guardare la classifica. Abbiamo 7 partite decisive per il nostro campionato e la semifinale di Coppa Italia. Mi aspettavo una partita difficile ed è stato così. La squadra è riuscita bene dalla settimana difficile, sia dal punto mentale che fisico. Eravamo molto stanchi. Chiesa, quindi c'è un punto anche sul giocatore che è appunto uscito infortunato. Ha avuto un risentimento addominale, un ragazzo di una generosità incredibile, di grande passione per questa maglia, per questi colori, quindi riesce a dare il proprio contributo alla squadra soffrendo molto, quindi lo abbiamo visto insomma in panchina quanto è stato. Per il contratto gli hanno chiesto, guarda anche di questo Raffaello e Robby, sono 9 mesi che sono in scadenza ma sono tranquillo, quindi però puntualizza il tecnico, ho investito molto su questo lavoro fatto con i ragazzi, una cosa certa sul mio futuro ce l'ho, allenerò fino a 65 anni, ancora 80 anni da allenatore, mia moglie ha risposto meno male, se trovassi un incarico come CT potrei anche accettarlo. Addirittura, adesso però voglio stare sul campo, quindi queste le parole insomma del tecnico che insomma mette il punto comunque sì, su quella sua scadenza. Pioli spera di restare, spera di restare, io però non sono molto favorevole alle conferme, io, a me Pioli piace tantissimo e lo sostengo. Però tu da tecnico, non dico umanamente, però, lo confermeresti Raffaello? Io sì, perché intanto in questi 2 anni alla Fiorentina ha imparato tantissime cose, però io tengo però conto di una cosa. Punto. Scusami Raffaello, ho ancora tempo per decidere sul mio futuro, ci sono ancora 2 mesi e poi comunicherò alla società le mie decisioni che ho già preso. Quindi ecco, qui c'è un altro ribaltone, cioè, è lui che deve comunicare. Questa è una dichiarazione molto interessante. Volevo dire che lo avevano già riconfermato. Può anche darsi che sia lui che a un certo momento già qualche tempo abbia fa delle offerte disse, e voglia volevo andarsi, lasciare, poi quello che è successo mi ha fatto rimanere. Quindi insomma un po' delle frasi sibilline, non si capisce adesso da che parte stia, come stia la situazione allora. Roberto, come dalle la ultime parole sembra che la società lo vorrebbe riconfermare e lui abbia preso tempo per dire sì o no. Dalle parole che da queste parole che abbiamo letto. Ma quello che dicono i dirigenti o quello che ha detto Cognini e che Pioli sarà confermato sicuramente è roba. Siamo in scadenza di tempo. Posso dire ora, quello che dicono i dirigenti ai giornalisti, quello non conta niente. Conta quello che ci si dice a quattro occhi. Assolutamente sì, e poi sicuramente deve parlare anche il campo, perché dovremo capire insomma alla fine del campionato come sarà realmente. Bisogna vedere la classifica. Tanto la decisione la prendono i fratelli, quindi. No. Esatto. Però in questo caso insomma il fratello. Bene. Che non so però che cosa. Nessuno sa assolutamente che cosa pensi Diego Di Pioli. Se lo sai cosa dicono pensa che il rapporto sia molto unito tra loro due, però in questo momento con Andrea Pioli sì, con Andrea versione. Sì, con Diego non lo so, si parleranno per telefono. Mi pare che ci siano state delle telefonate anche con Diego dirette, che si parlino, quindi questo sembra di sì. Però insomma ora Pioli sembra aver dato anche un altro tipo di versione sul suo futuro, che forse dovrà decidere anche lui quello che vorrà. Ok? Può darsi che Pioli abbia anche ricevuto delle offerte, perché non è l'ultimo arrivato, che ne dicano i suoi detrattori
ai quali torno a ripetere: ma chi volete al posto di Pioli? Chi volete? Paloscia! Bene, siamo a conclusione del nostro Casa Viola post partita. Ringraziamo tantissimo i nostri amici a casa che hanno visto e guardato insieme a noi quella che è stata la carrellata di questa pomeriggio targato ovviamente Toscana TV. Grazie a Roberto Galbiati, grazie a Raffaello Paloscia, grazie a tutti voi. Noi ci ritroviamo ovviamente venerdì sera per il post gara di Cagliari Fiorentina. Ovviamente non cambiate canale. Una buona serata.